Buonasera a tutti, buon weekend a tutti, weekend lungo per chi ha potuto fare il weekend lungo, ma comunque buon weekend a tutti, inizia il sabato e vediamo, poi ci vediamo anche domenica per sistemare un po' la barba. Ma se avete il volto stanco, la pelle poco luminosa, seguite il Dilernia, vedrete che vi condurrà sulla retta via. Del resto lo abbiamo già fatto con il mondo della rasatura con tanti ragguagli che abbiamo visto insieme, naturalmente, sbagliando spesso e volentieri, andando poi a correggere il tiro nel corso degli anni. E adesso vediamo un po', questo sabato con la cura della pelle. Abbiamo anche un prodotto che vi avevo detto che ho trovato al supermercato, l'ho preso, questo L'Oreal Men Expert. Questo è per barba corta. E perché l'ho preso per barba corta? C'è anche per barba lunga. L'ho preso per barba corta perché sono certo che molti degli amici che mi hanno chiesto suggerimento per un prodotto che non tendesse ad ungere la barba, ho scelto appunto questo perché comunque quello per barba più lunga tendenzialmente tende anche ad ungere di più e comunque ha un'utenza un po' più limitata la barba lunga, perché comunque va tenuta in modo più costante, in modo più ferreo, mentre invece una barba corta, il che vuol dire 2 o 3 settimane di barba in media, la lunghezza di 0,5, forse un po' troppo, direi sui 3-4 mm, ci sta, 5 mm facciamo, barba di 5 mm. Allora, prima di tutto andiamo a fare la skincare della pelle perché non l'ho fatta perché o comunque la volevo fare con voi, però volevo farvi notare che la pelle, dopo svariate settimane di utilizzo dei prodotti, risulterebbe essere più luminosa. Questo anche per via del sole. Adesso non so se la videocam riesce a riprendere tutta la palette di colori, però vi assicuro che è più colorita con il sole, con i prodotti utilizzati, eccetera, eccetera. Allora, facciamo la skincare con il Garnier, quindi Detox. Per chi non l'ha mai visto, è questo, Garnier Detox. Allora, è questo, lo devo sempre leggere. Ma io ve lo dico. Allora, vediamo, iniziamo da contorno occhi, fronte con la spugnetta. È importante il detox della pelle. Mi sto trovando bene, devo dire, con queste operazioni che vado a fare sempre nella fine settimana, perché durante poi i giorni lavorativi ci sono più problemi ad eseguire questo tipo di trattamento, ma perché un po' manca il tempo, comunque una ventina di minuti vanno via, quindi quotidianamente risulta essere un po' più difficile. Ma nel weekend possiamo dedicare maggior spazio per noi, quindi mi sembra giusto andare ad intervenire con questi algoritmi, chiamiamoli così, in viso. Queste procedure di pregio. Ho risciacquato con acqua la spugnetta, vado a fare un terzo risciacquo in viso e poi passiamo al tonico. Vedete che sono andato a togliere ciò che era superficiale, no?
Spugnetta risciacquata. Adesso il viso, i pori si saranno ulteriormente puliti. Chiaro che quando si parte da zero il poro è notevolmente ostruito, mentre invece già fare queste operazioni nel fine settimana, solamente nel fine settimana, per noi uomini che non abbiamo tempo di fare nulla di più di quello che facciamo, risulta essere un'operazione ottima per la pelle. Se in più ci mettiamo il fattore che non dobbiamo neanche truccarci, voglio dire, meglio di così. Questo è acqua di rose, tonico rinfrescante. Eh? Pelle luminosa. Andare ad agire con il filler di L'Oreal. Ho preso tutto L'Oreal, che non è il mio sponsor, ma io prendo quasi tutto di L'Oreal perché mi trovo bene. Filler, quindi a riempimento. Questo, se non sbaglio, si chiamano fosse delle lacrime, eh? Si chiamano così in estetica. Filler, mi pare, eh? Poi non lo so, c'è cioè sicuramente qualche esperta del settore che potrà. Aiutarci. Quindi filler sulle rughe. L'Oreal Revitalift filler. Io vi faccio vedere i prodotti che utilizzo io, eh. Poi voi, se volete, potete usare naturalmente ciò che volete voi. Tanto di prodotti ce ne sono tanti, non è che. Roller per non so, il contorno occhi, chiamiamolo così, sì, il contorno occhi. Revitalift sempre, concentrato occhi, effetto sguardo nuovo, da gruos quindi. Sguardo da gruos con questo roller, quindi, eh. Massaggiato il contorno dell'occhio. In modo da andare a drenare quella zona dove si formano le borse. Gli ho dato anche una lavata, perché una lavata al beccuccio, visto che l'ho utilizzato, preferisco anche pulirlo. Va bene che lo uso solo io, però.
Allora, fatto questo, ho la mia Swissquare Helix Face, bava di lumaca. Andiamo ad idratare le zone che non ho toccato con filler e roller per completare un po' l'opera. Pelle sicuramente più luminosa, eh? Vedete che basta poco alla fine, no? Una volta che abbiamo dimestichezza con i prodotti, non ci vuole poi moltissimo tempo a mettere in atto la cura uomo. Vediamo questo prodotto. Allora, mi interessa sapere che cosa dice il produttore per l'utilizzo. E a tale scopo sono andato a prendere la lente di ingrandimento proprio per verificare queste cose. Allora, usato tutte le mattine su pelle e barba pulite, applica 1 o 2 gocce di gel idratante sul palmo della tua mano e distribuisci uniformemente sulle mani. E poi massaggia delicatamente su viso e barba prendendo collo e andando avanti verso l'alto finché non si assorbe. Evitare il contorno occhi. Vedete? Lo dice perché il contorno occhi ha bisogno di altri prodotti. Ecco, io però sulla pelle non lo metterei, lo utilizzerei solamente per barba. Questo perché? Perché c'è l'INCI qua e voi lo potete vedere. Al secondo o terzo posto c'è alcol denaturato. Quindi se devo andare a idratare la pelle, sicuramente non metto l'alcol denaturato. Bisogna capire anche sulla barba se poi va poi benissimo, perché non tenderebbe magari a seccare un po', visto che c'è acqua, subito al secondo posto alcol denaturato, poi glicerina, che in teoria si scioglie con l'alcol e va quasi ad azzerare l'effetto idratante. Però qui stiamo parlando di barba corta, barba che dà fastidio, quindi in teoria questo è un disciplinante, non è un idratante barba. Comunque, oh, vediamo come si pone questo idratante barba. Per me è troppo poco per 2 gocce. Profumo molto buono, eh. Mamma mia, il profumo è buono. Ragazzi, è buono. È tanta roba il profumo di questo L'Oreal. Si vede che è un leggero sentore di legno, ma proprio legno giovane. Buono. Prodotto un po' caro perché comunque costa 12 euro, quindi non costa poco. Però direi che per barba corta va bene questo per barba corta. Per barba lunga ci vuole l'altro, eh? Quello per barba chiaramente lunga più idratante. Perché questo è un disciplinante della barba. Ma io infatti la sto anche disciplinando. Il profumo è molto buono. Può essere utilizzato, secondo me, sia d'estate che anche d'inverno, perché comunque ha dei sentori freschi. È giovane, è un prodotto per giovani, eh? Quindi chi
per chi non vuole untuosità e gli prude la barba, io direi che è un buon prodotto questo. Prezzo 12-13 euro però, eh. L'Oreal comunque ha diversi prodotti di ottimo livello, quindi diamocela anche una spazzolata. Quindi siamo arrivati all'inizio della puntata con la pelle stanca, anche se luminosa, ereditaria di altri trattamenti. Possiamo dire che un volto diverso, meno cupo, no? Diamoci anche alle sopracciglia una spazzolata, eh? I capelli no, eh. Noi ci vediamo domani allora per i contorni barba, vediamo se c'è da rifinire, da accorciare, ma dubito, io questa volta non lo farei perché comunque i peli li lascerei così per la volta prossima. Allora noi ci vediamo domani alle 14:30 sul canale YouTube Mauro Di Lernia, dove ci divertiremo un po' per il nostro contorno barba. Spero vi siate divertiti su questa puntata, come al solito, eh. Si diversifica poco, ma sempre sono dei suggerimenti appunto per il mantenimento della pelle, della vostra pelle, della nostra pelle. Un abbraccio da Mauro dal canale della rasatura del Neofita. Buona serata a tutti, buon sabato naturalmente. E grazie per la visione.